corsi continui, la storia che dovrebbe insegnarci che le due erbe sono qualche cosa che ne fanno, non ci ha insegnato niente, perché ogni volta ci ricascano dentro e ogni volta si ritorna al punto zero, con corsi e ricorsi di richiama memoria purtroppo, perché ci dicevano quando ero sui banchi di scuola, storia magistra vitae, che maestra di che è stato? Se ci ha insegnato qualche cosa, se ancora oggi i ragazzi studiano sui libri di storia, perché le guerre ci sono ancora? Perché questi conflitti così devastanti? Perché sono devastanti sotto varie forme, poi sotto vari aspetti, perché conflitto bellico. Oggi leggevo un articolo che parlava di quello che è il conflitto con la natura. Cioè un mare devastante che si impone sotto gli oceani, un mare di plastica, una cosa, facevano vedere delle foto che erano raccapriccianti. E noi facciamo tutto questo, noi che usciamo dalla storia greca, noi che abbiamo studiato su quei libri, noi che siamo gli eredi dei grandi filosofi, ancora facciamo questa cosa. Ma l'uomo è veramente spaventoso. C'è una... Io faccio delle piccolissime interventi all'interno di questo spettacolo, però c'è una frase che vorrei ripetere. Nessuna cosa è più spaventosa dell'uomo. Se l'uomo non trova nemici, fa di se stesso il proprio nemico e calpesta spietato i suoi simili. Non l'abbiamo scritto. No, questo fa parte dell'antico di uno scrittore che si chiamava Bertolt Brecht. Ma forse penso che nessuna frase sia più significativa e che ci coinvolga tutti.